Le istituzioni purtroppo hanno una grande responsabilità da questo punto di vista, perché a loro viene chiesto di essere collaborativi e di creare una rete che sia finalmente alternativa alla gestione passata, invece così non è accaduto. Nel frattempo non c'è stato un piano dei rifiuti regionali adeguato che potesse affrontare l'emergenza. E diciamolo chiaramente, la Campania a questo punto, se deluca alla necessità di costruire la quarta linea, non è mai uscita dall'emergenza rifiuti. Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la costruzione della quarta linea dell'inceneritore di Acerra. I comitati annunciano battaglia e denunciano il fallimento del piano rifiuti. Questo impianto nasce che doveva smaltire, aveva la capacità di smaltimento di 600.000 tonnellate all'anno. In realtà con il tempo, anziché ridurre il rifiuto, addirittura si è arrivati a 750.000 tonnellate di rifiuti. E questa è la dimostrazione che il piano regionale di rifiuti è stato un piano fallimentare. Sono passati ormai 6 anni dall'ultimo piano della Giunta De Luca del 2016. Il piano chiaramente prevedeva come obiettivo di scenario di arrivare a un 2020 con una percentuale di raccolta differenziata pari al 70%, la stessa Regione Campania invece l'ha certificata che tutto il 2020 siamo arrivati al 54,2%, siamo chiaramente 16 punti indietro e questo chiaramente vuol dire che il piano così come era stato concepito non ha funzionato, ha fallito. Nel frattempo non c'è stato un piano dei rifiuti regionali adeguato che potesse affrontare l'emergenza e diciamolo chiaramente, la Campania a questo punto, se deluca alla necessità di costruire la quarta linea, non è mai uscita dall'emergenza rifiuti. Mentre la raccolta differenziata non aumenta, anche il piano per la costruzione degli impianti di compostaggio, che dovevano ridurre la mole di rifiuti, è di fatto fallito. Ne dovevano essere costruiti 15, con soldi della regione e con la responsabilità dei comuni. Entra in gioco la responsabilità dei comuni e la responsabilità degli ATO, così come è stata organizzata la gestione dei rifiuti in Campania, perché di quegli impianti a tutt'oggi sembra che sia stato attivato solo uno ed è quello di Pomigliano. Il famoso biodigestore che doveva nascere a Caserta è un caso emblematico per quanto riguarda tutto il sistema di gestione dell'umido, per il semplice fatto che è partita la manifestazione di interesse, il comune di Caserta aveva individuato questa localizzazione in località Ponte Selice, che per quanto sia un'area industriale dista poche centinaia di metri dalla reggia di Caserta, e bene hanno fatto i comitati a far presente che ci fosse un'incongruenza grande quando la reggia di Caserta, da questo punto di vista della realizzazione, e da quel punto è scattata una corsa a individuare un'altra localizzazione, sembrava di pescare nel vuoto, cercando di trovare altre soluzioni che poi comunque non rispondevano a quelli che erano i criteri di localizzazione, fino a che qualche mese fa, circa un mese fa, la Regione finalmente ha messo un punto su questa procedura, revocando tutti quelli che sono i procedimenti di autorizzazione per quell'impianto e chiedendo al Comune di Caserta di restituire il 10% del, sono circa 2 milioni di euro. Intanto ad Acerra i cittadini continuano a combattere contro i roghi di rifiuti, le discariche e gli sversamenti abusivi. Sarebbe mettere direttamente una croce definitiva su Acerra e non ci dimentichiamo che questo territorio è stato acclarato che c'è stato un disastro ambientale aggravato e non lo dicono i cittadini che lottano da anni, ma l'ha detto la magistratura in via definitiva. Ad Acerra c'è stato il disastro ambientale e la politica, anziché procedere con la bonifica di questo territorio, aggrava ulteriormente il nostro ambiente. Le istituzioni purtroppo hanno una grande responsabilità da questo punto di vista, perché a loro viene chiesto di essere collaborativi e di creare una rete che sia finalmente alternativa alla gestione passata, invece così non è accaduto.